interessante pomeriggio, quello svolto nella giornata di venerdì 12 maggio, all'interno della Galleria Edarcom Europa, spazio situato in via Macedonia 12, dove è stata l'occasione per poter assistere, visionare e conoscere un'artista straordinaria, dalle doti tecniche e umane uniche. Maria Rosaria Stigliano, artista dotata di una spiccata sensibilità introspettiva, vanta ormai da un'avviata carriera costellata di mostre e riconoscimenti in ambiti nazionali e internazionali, e in questa occasione presenta circa 30 opere, per lo più realizzate negli ultimi due anni, come sempre curata da Alice Crisponi e Francesco Ciaffi, direttore della galleria, mostra visibile fino al prossimo 27 maggio, dal titolo Carousel. Carousel è il nome che in inglese descrive, ecco, la giostra, la ruota panoramica, che sono diventati delle tematiche negli ultimi tempi molto importanti per quest'artista. Attraverso queste tematiche poi lei riscopre il paesaggio intorno ad esse, quindi le città che lei ama visitare per viaggio, di svago, di lavoro, e tutto questo poi confluisce in questo diario di paesaggi, di scorci, dove in qualche modo la memoria di quel momento vissuto viene fuori in questa maniera morbida e luminosa, seppur sempre in questa atmosfera notturna molto molto sognante. L'artista pugliese, ormai romana di adozione, sviluppa una personale tecnica in cui la superficie è graffiata da una combinazione di grafite, olio e smalti industriali. Le sue immagini, immerse in inquiete e vibranti atmosfere, catturano lo sguardo e rimangono sospese in inquadrature estranianti, a metà tra sogno e la veglia. Il graffiare la superficie mi aiuta un po' a dare il senso dell'atmosfera, perché cerco di dare un movimento nel momento in cui asporto il colore, che si associa alla pennellata. In qualche modo cerco di creare un'atmosfera asportando e mettendo il colore, quindi è un togliere e mettere. L'idea è proprio quella di riuscire a trasmettere questo senso di sospensione un po' e di atmosfera, far entrare chi guarda l'immagine nell'atmosfera che voglio o che penso. Proprio le attrazioni di questo poetico Luna Park rimanda il titolo della mostra, tra gli ultimi temi introdotti in un immaginario che spazia senza fatica dalle architetture urbane agli interni e scorci naturali. Emergono in tutta la loro luce sfavillanti giostre e vertiginose ruote panoramiche. Allora, la giostra è tante cose. E intanto le giostre sono nate in un periodo particolare, che era il periodo del lockdown, e poi sono andata avanti, insomma, con questo discorso. Avevo bisogno di circondarmi di un'atmosfera di festa, e credo che il simbolo della giostra in sé è un po' quello che ci avvicina all'infanzia. Ricordiamo quando eravamo piccoli l'atmosfera del gioco, delle risate, ma anche il simbolo della vita. Saliamo sulla giostra, facciamo il nostro giro e poi scendiamo dalla giostra. Quindi ha, diciamo, parecchi significati per me. Da sempre affascinata dalla dimensione urbana, in particolare dalle città del nord Europa, consolida la propria cifra stilistica delineando paesaggi e ambientazioni che ci rimandano ai suoi viaggi. Sono posti che ho vissuto, luoghi che ho immaginato, magari ascoltando una canzone, oppure nei quali ho veramente passeggiato visitando una città, un altro paese. È un po' come un album di fotografie che rappresentano anche quello che era lo stato d'animo in quel momento quando ho dipinto quel lavoro. Potrei raccontare di ciascun'opera la storia, perché è la mia storia di quel momento. L'atmosfera che ci dispiega nelle sue opere è sospesa, come nel tentativo di immortalare uno sfuggente ricordo. Le luci artificiali conferiscono un clima vibrante e straniante. Sebbene le sue opere possano apparire come scorci del regno notturno, protagonista assoluto non è il buio, bensì la luce. In realtà sì, perché è vero che ci sono dei toni scuri, però sono diciamo lo strumento che mi aiuta a mettere in evidenza quelli che sono i bagliori, che invece mi interessano molto. Credo che la luce di una candela sia molto più evidente in una stanza buia piuttosto che in una stanza piena di sole.
e l'atmosfera che dà o la magia che può dare quel bagliore è data soltanto se messa a contrasto con una situazione di oscurità. Perciò sono questi i contrasti che mi piacciono molto e che mi aiutano a trasferire un po' l'atmosfera onirica tra il sogno e la veglia. Nelle opere di Maria Rosaria Stigliano, i colori si prestano come luci di una scenografia che quotidianamente abbiamo sotto gli occhi. I blu diventano protagonisti dei suoi lavori, come per effetto dei neon che rifraggono il loro vibrante bagliore nelle umide notti autunnali. Gli ori, tendenti al verdi come ossidati dalla pioggia, conferiscono un aspetto nostalgico. I vividi rossi, frutto di una recente intuizione pittorica, avvolgono le tele in una misteriosa dimensione luminosa, tipica dei Luna Park.